L'olandese si presenta nella gara casalinga con il San Sisto con la voglia di vincere, dopo solo un punto totalizzato in 4 partite, contro un avversario tosto come il San Sisto di Mr. Valentini. Riavvolgiamo quindi il film dell'incontro che ci riserverà il veleno negli ultimi 20 minuti della gara. Al 19esimo Proietti, perfetto il suo lancio per Chiani, diagonale velenoso, la sfera termina sul fondo sfiorando il palo. Al 23esimo cross dalla destra di Chiani, Quandam però ci pensa un po' troppo, perdendo l'attimo fuggente, favorendo quindi la difesa ospite. Finisce qui, solo 2 occasioni nei primi 45 minuti di gioco. Nella ripresa subito un'arnese pericolosa, ancora il solito Chiani, si infilava sulla destra della difesa del San Sisto, vedeva libero nei pressi del secondo palo Sabatini. Pronto il tiro che però è incredibilmente sciabattato dalla punta di Mister Sabatini, che così sciupa. Al 22esimo cross di Ceccomori e il San Sisto a replicare, salta di testa Russo, la mira è sbagliata. Al 26esimo ancora il San Sisto pericoloso con De Luca, palla con il navigatore per Russo che entra in corsa in area, forse si decentra troppo, va al tiro sul quale si oppone mandando in angolo Cunzi. Passava un minuto e c'era il lancio di Piccioli per Ceccomori che si trova da solo, sembrava fatta per il gol ma il tiro terminava fuori. Si giunge ora al 31esimo minuto di gioco, azione contestata con un gol da un gol, sembra però che la palla non abbia varcato la fatidica linea bianca. Comunque descriviamo l'azione, il lancio è di Quandam per Lucidi, pallonetto del numero 18 appena entrato che scavalcava il portiere, prima però che la sfera potesse varcare la linea bianca, Benda in semi rovesciata salvava un gol che praticamente era fatto. Era questa di fatto l'ultima azione degna di nota della gara dal San Girolamo di Narni, Luca Brusi per Umbria TV. Con Mister Sabatini qui c'è un attimo una discussione del gol e non gol non dato alla Narnese. Ci dicono che forse era gol, ma conta poco, no mister? Ma non è che conta poco, potevamo tirare più forte, a me non era dentro. E quindi dopo non ci stiamo a fossilizzare su questi episodi che se l'arbitro ha sbagliato come un giocatore, quindi io queste cose non le guardo, ma neanche me ne importa niente. Quindi potevamo dare più velocità alla palla, almeno andava dentro e facevamo gol e eravamo tutti belli contenti. Quindi niente da dire, una partita combattuta, una partita loro non hanno mollato un minuto, noi uguale. Mister Valentini, una partita dalla doppia faccia, nel senso primo tempo scialbo, secondo tempo molto più vivo, molto più reattivi anche voi. Sì, hai detto bene, però secondo me è una partita ben giocata dalle due squadre, non abbiamo lesinato né noi né loro un grande impegno, grande determinazione, le squadre erano messe bene in campo, si sono diciamo quasi il primo tempo quasi annullate, il secondo tempo c'è stata qualche occasione in più, abbiamo avuto una grande noi e una grandissima la Narnese. Penso che alla fine il risultato sia quello più giusto e andiamo avanti. Ha detto bene lei, due grandissime occasioni, sulla seconda la Narnese recrimina per un probabile gol, gol e non gol, ma in quella situazione è impossibile credo. Mi viene anche difficile rispondere perché da dove stavo io naturalmente non si vede, il giocatore ha detto che è andato sulla palla senza capire se era dentro o no, hanno deciso così, speriamo che hanno deciso nel giusto, altrimenti mi dispiace per la Narnese, però tanto di episodi così ne capiteranno altri sia a favore che contro. Qualcuno dice che alla fine dell'anno le cose si equilibrano, speriamo che sia così. Un punto comunque che Narni è molto prezioso, che serve al San Sisto per andare avanti. Ma Narni è sempre in campo difficile, poi è vero che magari nelle ultime partite non ha raccolto quanto seminato, però credo che fare risultato qui sia per noi un risultato positivo. Continuiamo una striscia positiva che è iniziata domenica scorsa, speriamo di continuare e andiamo avanti.